i mari che circondano l'arcipelago delle Filippine. In queste acque calde e ricche di fauna vivono i serpenti marini, i rettili più velenosi del mondo. Con l'arawa, la nostra goletta, siamo andati a cercarli lungo le coste del grande e intricato arcipelago. Malapascua, una piccola isola delle Filippine, uno dei luoghi prediletti dai serpenti marini. Se ne possono incontrare a decine, mentre nuotano in superficie o in immersione, alla ricerca di cibo sui fondali. Le Filippine possono considerarsi la patria dei serpenti marini e nei dialetti locali questi rettili sono chiamati walo-walo. Qui vivono almeno 25 delle 50 specie conosciute e ognuna ha abitudini e comportamenti assai diversi. Ci sono serpenti come i pelamis che preferiscono il mare aperto e non tornano mai a riva, nemmeno quando mettono al mondo i figli. I pelamis sono infatti ovovivipari, cioè le femmine, invece di deporre le uova, partoriscono i piccoli vivi e capaci di nuotare. Altre specie di serpenti, meno avventurose, prediligono la vicinanza della costa e delle scogliere. Ed è proprio nelle basse pozze che si formano fra gli scogli che alcuni serpenti partoriscono la loro prole. Altre specie poi, come i laticandoti, hanno bisogno di tornare a terra per deporre le uova nella sabbia o negli anfratti di qualche roccia. Questo è un incontro che poche persone vorrebbero sperimentare, ma il pescatore non sembra molto impressionato dal velenosissimo serpente che gli nuota accanto. È chiaro che il vero pericolo lo sta correndo il serpente, non l'uomo. Con un'attrezzatura ridottissima, un paio di occhialetti di bambù e un bastone uncinato, si può facilmente catturare un rettile che nelle sue ghiandole ha veleno sufficiente ad uccidere parecchi uomini. Il grosso serpente, lungo almeno 170 centimetri, non si ribella affatto e la sua unica reazione è quella di tentare una fuga ormai impossibile di fronte a un aggressore sconosciuto e terribile che non sa come fronteggiare. La vicenda si conclude con il serpente ingloriosamente imprigionato in una cesta come una banale anguilla. Ci è sembrato impossibile che il serpente non abbia tentato una difesa più decisa e aggressiva. Abbiamo quindi chiesto al nostro amico pescatore di riportare il cesto sott'acqua e di liberare i prigionieri per osservare eventuali comportamenti aggressivi. Niente da fare. L'unica reazione è la fuga. I rettili del mare mostrano all'occhio esperto del biologo molte differenze dai loro cugini di terraferma. La forma idrodinamica del corpo, con la coda appiattita che agisce da remo, consente di nuotare con disinvoltura e rapidità, mentre le narici, chiuse da speciali valvole durante l'immersione, sono spostate sulla parte superiore del muso, in modo da respirare a fior d'acqua. Sul capo si trovano anche particolari ghiandole che servono ad eliminare l'eccesso di sale assorbito dal mare. Sono tutte caratteristiche evolutesi in migliaia e migliaia di anni che hanno reso il serpente marino perfettamente adatto al suo mondo d'acqua. Diverse specie possono rimanere immerse senza bisogno di respirare per tempi lunghissimi, fino a 5 ore e a 100 metri di profondità. Un bel record per animali che dispongono di un solo polmone efficiente. La colorazione delle squame ha una precisa funzione. Gli anelli chiari e scuri che si susseguono sul corpo del serpente rappresentano un vistoso segnale d'avvertimento per eventuali predatori. In altre situazioni, fra le barriere coralline ad esempio, dove i giochi di luci e ombre create dalla flora marina sono in continuo movimento,
Gli anelli bianchi e neri del serpente possono funzionare come una speciale tuta mimetica per camuffarsi e avvicinarsi più facilmente alla preda. Se in mare tutti questi accorgimenti funzionano alla perfezione, sulla terraferma il serpente non si rivela molto agile. Il corpo schiacciato non consente una grande rapidità e la colorazione vistosa, così efficace in mare, qui attira i predatori invece di farli fuggire. Si può cercare scampo nelle fessure degli scogli, ma il bastone uncinato non perdona. Specialmente nei periodi in cui i rettili marini si avvicinano in gran numero alle coste per accoppiarsi e riprodursi, la ricerca a terra è molto praticata. Alle prime luci dell'alba, i cacciatori esplorano sistematicamente tutti i possibili rifugi, con la certezza di una preda facile e abbondante. Portiamo a bordo della nostra goletta alcune prede per poterle osservare meglio, sempre aiutati dagli esperti locali. Osservando da vicino uno di questi serpenti di mare, si notano bene altre differenze che li separano dai loro più stretti parenti terrestri, gli elapidi, un gruppo che comprende fra gli altri i pericolosi cobra, i mamba e i serpenti corallo. L'apertura boccale dei serpenti marini è più piccola e i denti del veleno impiantati nella mascella non sono lunghi come quelli di un cobra. Se debbono mordere, i rettili marini possono scattare con la stessa rapidità dei loro cugini terrestri, ma una volta uccisa la preda, avranno molte più difficoltà ad inghiottirla, proprio per le ridotte dimensioni del capo e della bocca. I serpenti marini si nutrono soprattutto di notte, cacciando negli anfratti dei fondali piccoli pesci e crostacei che vengono scovati grazie al sensibilissimo olfatto. Le prede sono poi stordite dal veleno iniettato con un morso. Non tutti i serpenti cacciano i pesci, alcuni preferiscono ad esempio le uova di varie specie, oppure un menù a base di anguille. Il veleno dei rettili di mare viene prodotto da particolari ghiandole situate nel capo e agisce sui pesci e i crostacei, cioè su animali a sangue freddo, in un tempo massimo di 5 minuti. Il veleno inoculato raggiunge attraverso il sistema circolatorio le connessioni fra nervi e muscoli. In breve tempo si verifica una paralisi. Negli organismi a sangue caldo, come l'uomo, il veleno neurotossico agisce ancora più rapidamente, grazie alla migliore efficienza del sistema circolatorio. Ogni anno diverse persone muoiono per i morsi dei serpenti marini, ma fortunatamente le specie veramente aggressive sono pochissime. Tutte le altre reagiscono soltanto in casi estremi o in situazioni particolari, come ad esempio il periodo della riproduzione. Diverse specie vanno spesso a terra anche quando mutano la pelle. Quello della muta è un periodo critico nella vita di ogni rettile, contrassegnato da una particolare vulnerabilità. Anche alcune specie di serpenti, come gli idrofidi, non fanno eccezione. Il grande esemplare che vediamo dirigersi a terra sembra nuotare con qualche difficoltà. Naturalmente i ragazzi ne approfittano e subito lo catturano. Eppure, anche in queste condizioni particolari, il povero animale non si ribella. La sua docilità è veramente eccessiva. Qui nelle Filippine, al contrario di altre zone dell'Oceano Indiano o del Pacifico, la caccia ai serpenti ha un importante risvolto commerciale. In passato i rettili marini venivano pescati per estrarne sostanze magiche o pozioni afrodisiache, ma oggi è la loro pelle che interessa per trasformarla in borse, portafogli, scarpe, cinture. In un solo anno, nella zona dell'isola Gato, ne sono stati catturati e uccisi 500.000.
E in media ogni anno le Filippine esportano una tonnellata di pelli conciate che finiscono soprattutto in Germania e in Australia. Ovviamente questi dati ufficiali non tengono conto delle pelli lavorate localmente ed è quindi facile concludere che i serpenti di mare, come altre specie animali, si stiano rapidamente estinguendo. Ma torniamo al nostro povero serpente che fortunatamente non finirà, almeno per adesso, fra le pelli conciate. Abbandonato dai ragazzi, il rettile immuta, che secondo i locali è una femmina gravida, tenta di guadagnare la spiaggia. Abbiamo voluto vedere se lo stimolo a raggiungere la terraferma e a sostarvi può essere correlato davvero con la muta. In effetti, i due serpenti scoperti sotto i sassi si comportano in maniera diversa. Grande, immuta, una volta messo allo scoperto, si dirige ancora più all'interno per trovare un altro rifugio. Si muove lentamente, dimostrando in modo evidente la sua sofferenza. Il piccolo fugge invece a tutta velocità verso il mare. Di nuovo in viaggio verso un'altra zona, un tempo santuario incontaminato dei serpenti marini. Gato Island, una piccola isola filippina del gruppo delle Visayas, circondata di bei fondali corallini, era famosa proprio per l'enorme numero di serpenti marini che vi si radunava durante l'epoca della riproduzione. Purtroppo ora la situazione è cambiata. La dinamite ha sostituito i pescatori armati soltanto di occhialetti e bastone. L'aumento della domanda ha causato il ricorso a sistemi di pesca distruttivi e indiscriminati. Basta una bomba ben diretta e la canoa si potrà riempire rapidamente di prede. Ma i serpenti adesso si sono fatti più rari e, come conseguenza, la dinamite è sempre più usata.
Sarebbe comunque ingiusto dare la colpa solo ai pescatori locali, gente costretta a rischiare quotidianamente la vita in cambio di pochi pesos. Sott'acqua, ancora una traccia della strage. Un serpente, dopo l'esplosione, è venuto a morire su un vecchio relitto. È triste dover registrare queste immagini di morte, segno di un degrado sempre più grave. Ormai la natura subisce ferite profonde anche in quei luoghi che apparentemente sembrano ancora lontani dalle regioni più industrializzate e inquinate del pianeta. In navigazione verso Bohol, un'altra isola 150 miglia a sud di Gato. Ecco un'aquila pescatrice. Questi splendidi rapaci, capaci di volare per ore e dotati di una vista acutissima, sono, insieme agli squali, voraci predatori di serpenti che catturano con gli artigli quando questi nuotano a pelo d'acqua o affiorano per respirare. I serpenti marini non sono solamente timidi, ma anche curiosi. Se non hanno ancora imparato a temere l'uomo, possono avvicinarsi spontaneamente per indagare su questo strano essere che certo non fa parte del loro mondo. La nostra guida, un sub europeo che da molto tempo si è trasferito nelle Filippine, si produce in un piccolo show con i numerosi idrofili presenti. Li provoca in ogni modo fino a trattenerli per la coda con i denti. Più paziente di Giobbe e probabilmente sconcertata da confidenze così inaudite, la sua vittima si limita a tentare la fuga appena possibile. Un comportamento di questo genere potrebbe essere spiegato ammettendo che l'estrema tolleranza dei serpenti derivi dal fatto che normalmente i segnali di pericolo rappresentati dalla vivace colorazione sono più che sufficienti per evitare molestie da parte di animali che frequentano lo stesso habitat. Lo stimolo a mordere scatterebbe soltanto quando fosse impedita qualsiasi possibilità di fuga.
Sappiamo bene che questo gioco è senza cattiveria e che almeno per questa volta gli involontari protagonisti non verranno uccisi e quindi scuoiati per essere trasformati in cinture, scarpe, borsette. Un altro malcapitato viene addirittura annotato. Anche in questo caso l'assenza di reazioni aggressive è totale. Ormai lo show è quasi terminato. Il subacqueo prosegue il gioco. Non più un serpente alla volta, ma due, con una sola mano. Oppure, opla, senza mani, soltanto con la bocca. Fra poco abbandoneremo questi fondali e i loro timidi abitatori. Non abbiamo incontrato mostri enormi o malvagi. Abbiamo solo visto straordinarie creature con una lunghissima storia evolutiva. Venuti dal mare, come tutti i rettili, ci sono tornati dopo la conquista delle terre emerse. Ci piacerebbe immaginarli ancora per molto tempo pacifici e indisturbati. Temiamo che non sarà così. E forse anche i serpenti di mare, gli idrofidi, scompariranno, come tante altre forme di vita che non hanno resistito all'impatto con la specie umana. Thank you.